Dopo aver visto che cosa tutela il diritto d'autore, poniamoci la domanda al negativo, cioè che cosa non tutela il diritto d'autore. E è importante porsela perché diciamo, sgombra il campo da una delle principali leggende metropolitane diffuse sul diritto d'autore, cioè il fatto che il diritto d'autore tuteli le idee creative in sé. Invece, come possiamo leggere nell'articolo 9, numero 2 del Trattato internazionale TRIPS, la protezione del diritto d'autore copre le espressioni e non le idee, i procedimenti, i metodi di funzionamento o i concetti matematici in quanto tali. Cioè, cosa ci sta dicendo? Che il diritto d'autore tutela non tanto l'idea in sé, ma come l'idea è stata espressa sotto forma di opera creativa, sotto forma di opera dell'ingegno. Anche il riferimento ai concetti matematici è abbastanza efficace, perché si usa dire anche come proverbio che la matematica non è un'opinione, quindi è ovviamente sempre uguale a se stessa. Ciò nonostante, coloro che fanno manuali di matematica hanno un legittimo diritto d'autore sul loro manuale, perché il diritto d'autore non agisce tanto sul concetto matematico che è descritto nel manuale, perché è uguale in qualsiasi manuale, ma su come gli autori hanno deciso di spiegare e illustrare questo concetto matematico. Ok, quindi non cadiamo nell'equivoco che il diritto d'autore tuteli le idee in sé, ma bensì appunto le idee quando vengono estrinsecate ed espresse sotto forma di opera dell'ingegno.